Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non ho messo la webcam perché dovete capire che fa caldissimo, ragazzi. Quindi mi piacerebbe fare una puntata oggi a petto nudo ed è così che sono, senza due luci che emanano calore sul mio bel faccino. Quindi oggi niente webcam, però andiamo a giocare due partite importantissime, anzi la prima importantissima, la seconda neanche so con chi giocheremo. Col Queen's Park Rangers, vabbè, comunque è importante perché è di campionato, ma la prima, ragazzi, è la sfida più importante che abbiamo giocato fino ad ora, perché vincendo questa davvero metteremo una seria ipoteca sul passaggio del turno e soprattutto annulleremo quella possibilità di finire a mani vuote in questo girone, quindi di finire al quarto posto. Dobbiamo batterla da Roma perché l'andata è finita male, ci ha battuto 2-0 all'Olimpico. Adesso però vengono al nostro Forest Park Stadium. E quindi sono affari loro. Allora andiamo a scegliere la formazione e vi avverto che oggi ci sarà un cambio che nessuno di voi si aspetta. Ebbene, il nostro Héctor Villalba non giocherà. Perché vi starete dicendo? Perché non gioca il nostro caro Villalba, giocatore più forte della nostra squadra? Perché mi è stato detto che io gioco soltanto con lui. E quindi oggi non giocherà il nostro Villalba per dimostrare al nostro pubblico, ai nostri tifosi, che possiamo farcela anche senza di lui. Naturalmente me lo porto in caso si mette male, però l'obiettivo è vincere senza usare il nostro caro Hector. Ce la faremo secondo voi? Ma commentate qui sotto se volete, ragazzi, fatemi sapere se credete in Zlatan nonostante Villalba o se vi pare una cazzata, insomma, di non farlo giocare. Per il resto vi farò vedere la formazione direttamente in partita. Ciao ragazzi! Buonasera a tutti e benvenuti dal Forest Park Stadium, la quarta partita valida per il girone di Champions tra Nottingham Forest e AS Roma. La Roma è prima in questo girone, è quota 7 punti, insegue proprio il Nottingham con 4. Poi ci sono Celtic e PSG a 3 e a 2 punti. PSG che chiude il girone, era partito da super favorito in questo girone, invece adesso si trova all'ultima posizione, adesso ha la possibilità di accorciare, affrontando proprio il Celtic, che in realtà doveva essere la squadra che si giocava il terzo posto insieme al Nottingham, che invece si trova adesso al secondo posto. La Roma ne sta approfittando di questa incertezza di tutte le altre squadre, e adesso si trova al primo posto in classifica e può gestire questo vantaggio importante sulle inseguitrici. Inquadrati qui i giocatori in bianco della Roma, c'è cioè Mapuia Ngambiwa, diventato un idolo per il gol nel derby dello scorso anno. Tanto qui le scelte di Zlatan, c'è cioè Kraft in porta, un 4-3-3 con Kane, Ferreira, Jimenez e Silva, la linea difensiva a 4 con Rabiot, Diaby e Balogun in mezzo al campo, davanti Melano, Benteke e Politano, non ci sarà Héctor Villalba che siede comodamente in panchina. Andiamo a vedere le scelte adesso di Rudy Garcia, c'è ancora Kurci in porta che ha fatto i miracoli all'andata, è un 4-3-3 anche per la Roma con Dodò, Castagna, Ngambiwa e Gamboa in difesa, Nainggolan, De Rossi, Pjanic a centrocampo, Florenzi, Gervinho e Dumbia davanti. Quindi Roma che è cambiata poco, ci sono poche differenze rispetto allo scorso anno, rispetto alla Roma che noi tutti conoscevamo, però questo è un altro motivo che ci fa dire che siamo competitivi, possiamo giocarcela contro la Roma, dobbiamo assolutamente vincere questa sfida. Adesso l'arbitro mette il pallone a centrocampo, è pronto a dare via questo match, Ansgar von Hauenstein, un tedesco, non corre buon sangue tra i tedeschi e gli italiani, speriamo che se ne ricordi l'arbitro. Adesso è iniziato il match del Forest Park, attenzione, Balulì subito vicino ad intercettare. Gamboa allarga per Florenzi, Florenzi si arresta, Rabiot può andare in pressing, Gamboa, il tocco centralmente, Gervinho prova a girarsi, Balulì lo attacca, allargato questo pallone per Florenzi, attenzione perché Gervinho si fa vedere dentro, Florenzi prova ad andare, il tacco all'indietro per Gamboa, ancora per Florenzi, il cross dentro, Jimenez si salva, poi allontana, il pallone non è buono però, attenzione, Gamboa, dentro per De Rossi, il tocco per Nainggolan, ancora De Rossi, Gervinho spalla alla porta, Nainggolan! Mamma mia come gioca la Roma ragazzi, 1-0, come gioca la Roma. Partenza davvero fulminante della Roma, non abbiamo mai toccato questo pallone. E alla fine, guardate quanti tocchi, sembra il Barcellona. Nainggolan la va a mettere dentro, Kraft non può nulla, è incolpevole qui il nostro portierone. 1-0 per la Roma al Forest Park che viene gelato dopo 4 minuti di gioco. Primo gol in Champions per Nainggolan, deve reagire subito il Nottingham in questa sfida casalinga. Kane prova di entrare sul mancino, Kane c'è la scivolata di Gervinho su di lui. Calcio di punizione, brutto fallo qui su il nostro Kane. È giallo per Gervinho, giustissimo. Si affaccia anche il Nottingham dalle parti
della porta difesa da Curci. Adesso c'è Baluli che può mettere uno spiovente al centro. Il pallone gira dentro. C'è Benteke, la traversa, vaffanculo. Sempre così. La traversa di Benteke. Rimaniamo sull'1-0 per la Roma. Vabbè. Adesso Baluli però intercetta a lottare con Gervinho. Baluli il cross dentro. C'è Melano di testa disturbato. Ma dai! Le mani di Gamboa su Melano che non è riuscito a colpire. Secondo l'arbitro non c'è nulla. Dentro c'è Melano. Dentro da Benteke. Attenzione Benteke, trova Rabiot al limite, prova il sinistro Curci ancora una volta, miracoloso Curci. Già stancato Curci, eh. Già con una traversa che ha sculato e questa parata già ha stancato. Adesso Baluli. Prova ad entrare in aria, Baluli. Baluli prova il cross peso. Vaffanculo, stava attaccando, finisce il primo tempo, va bene, comunque una buona Roma nei primi 10 minuti, poi è uscito il Nottingham che sta facendo la partita, purtroppo abbiamo preso gol al primo tiro in porta e anche l'unico in porta della Roma, noi abbiamo preso già una traversa, già un miracolo di Curci, bene così, tutto molto molto positivo. Adesso iniziamo questo secondo tempo come abbiamo finito il primo, lo stesso fa la Roma, vediamo se riusciremo in questi secondi 45 minuti di gioco a cambiare marcia e a trovare il gol del pareggio per almeno non uscire sconfitti da questa sfida contro la capolista del nostro girone. La Roma si difende molto compatta, adesso però c'è Benteke che prova di rientrare sul mancino, viene attaccato, Politano può calciare deviato ancora da Castan, in calcio d'angolo, ci sta provando il Nottingham, sta attaccando molto bene, adesso Rabiot. Rabiot fuori questo pallone, Diaby sul destro, il pallone respinto, resta in aria, poi Castan deve rinviare. Attenzione a Rabiot, di tacco per Benteke. Benteke, al limite Benteke, pallone sul destro, Rabiot davanti a lui, ma perché non ti togli? Perché? Villalba, il tacco di Villalba, pallone passa in qualche modo, Diaby per Benteke. Benteke, prova a portarlo Benteke. Benteke entra in aria. Benteke è attaccato, attenzione il pallone resta lì, no! Oh, ma non c'è fallo, non ci credo! Steso in aria Villalba! Ma come fa a non essere fallo, ragazzi? Come fa a non essere fallo? Adesso ci prova ancora per il Nottingham. Con Benteke. Benteke per Villalba. Villalba! La traversa il pallone resta lì, non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Che partita abbiamo perso ancora una volta! Ma come cazzo si fa? Ma come si fa? Come? Porca puttana, oh! Dobbiamo rischiare di uscire dalla competizione per partite così. Come questa. Mamma mia, oh! Io voglio rivedere quello se non era rigore. Come fa a non essere rigore? Cioè, ragazzi, passaggio di Mapù per Villalba che stava praticamente calciando solissimo. Viene sdraiato. Non è calcio di rigore. Va benissimo. Un tiro in porta hanno fatto, eh? Un tiro in porta, al primo minuto. Poi è finita la partita della Roma e noi non siamo riusciti a segnare. Tra Curci che fa i miracoli, tra i rigori non dati, tra le traverse che ne abbiamo prese due. E ancora una volta sconfitta. Cioè io rimango senza parole. Senza parole, PSG ha vinto. E adesso ci dobbiamo giocare il terzo o il secondo posto con PSG e Celtic. Ma dai. Ma dai. Io veramente, guarda. Il PSG ci ha superato in classifica, siamo adesso in terza posizione, tutto grazie alla gran partita della Roma, che ci ha massacrato, abbiamo proprio subito la Roma, ci ha massacrato, mannatevena tutti, mamma mia, oh. Non mi va di diventare troppo volgare, comunque abbiamo ancora la possibilità di qualificarci come secondi in questo girone, dobbiamo però battere il PSG, assolutamente, dobbiamo battere sia il PSG che il Celtic nelle prossime due partite, nella prossima abbiamo proprio il PSG, quindi da lì si deciderà se possiamo competere per il secondo posto o se purtroppo dobbiamo accontentarci di lottare per l'Europa League. Mamma mia, ragazzi. Davvero qualcosa di agghiacciante sta succedendo ultimamente. Davvero qualcosa di agghiacciante perché quelle partite non si possono perdere. Io voglio capire cos'è, se l'esperienza che manca, se è il culo, se purtroppo hanno deciso così quelli di FIFA e quindi dobbiamo perdere. Non lo so. Intanto è tornato Morganella e quindi siamo contentissimi di riabbracciarlo. Rob Green è in scadenza, ma c'ha 37 anni. Meglio che rimane lì. Adesso dobbiamo giocare contro il Queen's Park Rangers. Una sfida abbastanza complicata, nonostante giochiamo in casa. Però
La cosa bella però, ragazzi, è che siamo tornati al primo posto. Non so se l'avevamo visto nella scorsa puntata, comunque siamo tornati al primo posto e quindi dobbiamo mantenerlo con le unghie e con i denti. Benvenuti al Forest Park Stadium, dove mercoledì è uscita sconfitta proprio la squadra di casa contro la Roma per 1-0, nonostante la buona prestazione. Oggi andiamo a vedere come si comporterà contro il Queens Park Rangers, che cerca punti per l'Europa League. Attenzione Hoylett, dentro ancora di Arighite, zona tiro, attenzione! Qui c'è la calcio di rigore, ragazzi. Ci salviamo grazie a Kraft. Ma Olaru ha fatto un intervento dritto sull'uomo. Con il QPR all'indietro, attenzione. Neves ha capito tutto. Neves ha rubato questo pallone. Neves tiene con il fisico. Prova a servire Cataldi. Cataldi in aria, può calciare deviato. Angolo! Che occasione per il Nottingham. Si è salvato con la deviazione qui. Il QPR. Adesso pallone giocato corto. Attenzione a Politano. Politano per Ruben Neves, che controlla proprio il destro e la parata splendida del numero uno del QPR. Gran parata di Green. Villalba, uno contro uno largo di Villalba, che se ne va sul primo. Villalba prova a prendere il fondo. Villalba stende un avversario. Villalba, il cross dentro, attenzione, deviato. Peccato, aveva fatto una gran giocata Villalba, cercato sul secondo palo Benteke, non ci è riuscito. Sotto. Adesso Villalba vuole provare da lontano il suo destro, esce di poco il pallone a lato. 0-0 ancora e siamo ormai al 90esimo. Ormai al 90esimo, Green va rinvio dalle parti di Neves a lottare. Neves ha la meglio, adesso Van der Vlaag, 3 minuti di recupero, il pallone allargato per Romagnoli. Davanti a lui c'è Villalba, attenzione a Villalba. Villalba prova a prendere il fondo, Villalba prende il fondo. Attenzione, dentro c'è Benteke, il pallone è per lui, l'aggancio di Benteke in aria, viene, no, fermato, incredibile, perché si è girato? Adesso Villalba, ancora lui, può prendere il fondo, Villalba, prova lui, Villalba di entrare sul destro, Villalba in aria, prova ad arrestarsi ancora, prende il fondo, Villalba il cross dentro deviato, non ci credo, non ci credo, finisce così ragazzi, probabilmente questa era l'ultima occasione del match ed è finita, 0-0 tra Nottingham e QPR. Partita abbastanza soporifera, abbastanza noiosa e nonostante ancora una volta abbiamo spinto più noi dell'avversario, siamo riusciti a tornare a casa con un punto soltanto e con 0 gol fatti. Quindi ragazzi, abbiamo perso un'altra occasione, abbiamo stentato ancora una volta 0 gol in una partita, sta succedendo troppo spesso e adesso ci ha superato il Tottenham che vuole andarsi a riprendere lo scudetto, sarebbe il secondo consecutivo. Però noi abbiamo la possibilità di tornare a vincere in questa puntata perché ho deciso di fare 3 partite in questa puntata contro il Newcastle che adesso cerca punti davvero importanti per l'Europa League. Noi non possiamo permetterci di sbagliare, siamo una squadra trasferta, lo sappiamo, quindi andiamo a vincere questa partita. Buonasera a tutti e benvenuti a St. James Park. È veramente molto molto bello questo stadio strapieno di tifosi del Newcastle. C'è anche uno spicchio di tifosi del Nottingham che stanno accompagnando la squadra in questo momento abbastanza enigmatico della stagione. Vengono da una sconfitta e un pareggio in campionato e quindi cercheranno sicuramente di rialzarsi oggi. Non sarà facile perché a St. James Park è veramente complicato affrontare questo Newcastle. Adesso siamo pronti per vedere questo match. La pelota è il via e quindi subito in avanti il nostro Nottingham da mettere dentro per i nostri saltatori. Va Rabiot sul pallone, il tocco è per Benteke, attenzione, è uno schema. Benteke prova a girarsi il mancino, Krul, poi la palla resta lì, allontana Tiote. Ameobi salta un avversario, Tiote in aria, Tiote dentro da Sissoko con il tacco. Non ci credo ragazzi, ma cosa ha fatto Tiote? Ma perché c'ha pure queste cose Tiote? Il tacco in mezzo a tre, oh. In mezzo a tre il tacco, io non mi voglio arrabbiare. Non mi voglio arrabbiare, davvero. Cioè, guardate che ha fatto. Ha cerchiato, tacco per sì. Mamma mia. Poi la parata di Kraft, pallone resta comunque lì per far segnare a tutti i costi Sissoko, che segna il suo secondo gol in questa Barclays. E noi adesso davvero siamo in un momento di crisi, stra-crisi. Dobbiamo inventarci qualcosa. Zona cross di Amat, può metterla dentro, lo fa! Mamma mia! Sissoko sfiora il 2-0. Adesso Ameobi, Kraft. Mamma mia ragazzi, come stiamo giocando male. Oggi stiamo veramente giocando male. Questo secondo tempo speriamo di arrivare soltanto di un gol sotto perché dobbiamo inventarci qualcosina,
Non si può continuare così. Adesso Kane. Kolbak. E finalmente finisce questo primo tempo. Finalmente finisce questo primo tempo. Io direi, ragazzi, di provare tutto per tutto in questo secondo tempo, subito con il 4-2-4, con Brandt da una parte, Melano dall'altra, fuori Rabiot, dentro, indovinate un po', il nostro Villalba, per cercare di riprendere questa partita. Destra Kane, non c'è nessuno davanti a lui. Kane serve dentro Melano, il tacco di Melano per Villalba, che fa passare sul mancino. Attenzione, Villalba in aria, Villalba pallone sul mancino, si allarga troppo. Troppo si è allargato Villalba. Aveva cercato lo spazio per il mancino, poi la certa l'aveva trovato, ha fatto un tocco in più. Il pallone è terminato sul fondo. Ora Brandt per Benteke. Benteke per Baluli. Attenzione, è partito Villalba con i tempi giusti. Villalba! C'è il gol di Hector Villalba! Non è un'azione individuale, ma segna lo stesso. Hector Villalba! Grandissima azione del Nottingham, che trova il filtrante per Hector Villalba, che realizza, se non sbaglio, il settimo gol in campionato. Veramente molto bello il pallone servito da parte di Baluli. E qui Villalba non può sbagliare con la punta. Batte Tim Krul, che veramente qui non poteva farci nulla, secondo me. C'era troppo ravvicinato il destro di Villalba. Settimo gol in questa Barclays. Torna a segnare. Torna a segnare il nostro Nottingham. 1-1. E adesso proviamo a vincerla. Adesso Gabriel Silva, che dell'1-2 lo riceve. Pallone lunghissimo. Gabriel Silva prova a raggiungerlo, a lottare. Adesso Gabriel Silva tiene questo pallone con il fisico. Gabriel Silva dentro, c'è Diaby che controlla, viene fermato. Benteke, no, ma che fai? Che fai, Benteke? Mannaggia, ragazzi, non ci credo. Attaccato da Ferreira. Attenzione a Dumet, che può mettere un cross invitante, anticipato Kraft da un compagno. Adesso Sissoko dentro, il pallone passa. Non ci credo. Mamma mia, ragazzi, guarda che sta succedendo. Guarda che stava succedendo. Sissoko vicino al gol. Melano porta questo pallone. Attenzione, Benteke è uscito dalle marcature. Benteke prova a portarsi il pallone sul destro. Benteke calcia, non ci credo. È uscita di pochissimo dall'incrocio dei pali. Diventa un soffio dall'incrocio. E adesso Ameobi può andare al cross. Ameobi, pallone verso il portiere. Kraft la fa sua. Adesso credo non ci sia più tempo per un'altra occasione. Ed è finita qui, 1-1, puntata da dimenticare, ragazzi. Abbiamo fatto una puntata veramente pessima. Non abbiamo vinto una partita su tre. Non abbiamo vinto una partita su tre. Puntata da cancellare, veramente. Adesso vediamo quali sono i verdetti in campionato, almeno per ora, per il momento. E siamo a 3 punti dagli Spurs, che sono primi, a pari punti con il Chelsea, al secondo posto. Quindi neanche troppo male, però c'è qualcosa che non va, ragazzi, nella nostra rosa, nella nostra squadra. Non vedo l'ora che arriva a sto punto il calciomercato, perché ho in mente di fare degli acquisti clamorosi. Speriamo di arrivare presto e naturalmente indenni, quindi magari con le stesse distanze in campionato e con la qualificazione in Champions in tasca, visto che adesso passerà tutto dalla sfida contro il PSG. Ci dobbiamo rialzare con il Southampton, fare un pochino di turnover, gestire le forze per poi andare a giocare contro il PSG in casa, sempre al nostro Forest Park Stadium. E lì non abbiamo scuse, ragazzi, dobbiamo fare assolutamente 3 punti per giocarci la qualificazione in Champions League. Per questa puntata è tutto, io vi saluto, veramente è stata una puntata, penso, una delle più brutte che abbia mai fatto. Mi piacerebbe però comunque vedere tutto il vostro supporto per questa squadra che non smette mai di lottare, nonostante qualche volta faccia difficoltà, comunque davvero ci prova fino all'ultimo. E io vi saluto, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, sempre, sempre, forza Nottingham. Un bacione da Zlatan.